Io ho avuto da sempre una passione per le risorse umane, quindi ho cercato di canalizzare la mia passione all'interno di una professione. Quindi la mia idea d'impresa, che è diventata impresa, è una struttura che si occupa di formazione, comunicazione e consulenza alle imprese. Sicuramente dico di partire dalle passioni, perché se tu hai una passione poi superi anche tutte le difficoltà. E il fatto poi di essere donna è una difficoltà in più, perché comunque se vuoi essere donna e vuoi essere anche mamma e realizzarti in tutti e due i modi diventa più difficile. Però nello stesso tempo è anche più facile perché la famiglia diventa anche l'elemento che ti aiuta nelle difficoltà a diventare più forte. Quindi dico sempre partite dalle passioni, poi le passioni portano ai risultati. Fondamentale perché la tecnologia è il futuro e se non sei in grado di gestirla sei gli analfabeti del terzo millennio. Direi benissimo se diciamo servizi ottimi e anche risposte immediate da parte di problematiche che eventualmente ci sono nella gestione, ma comunque con una professionalità altissima che quindi consiglio sicuramente.